secondo me, festival Marco Pettinello. Questa sera è la serata clou dedicata a Silvio Soldini e ti volevo chiedere, in quest'ultimo progetto dove tu sei sceneggiatore del Comandante della Cicogna, com'è stato per te lavorare su questi personaggi molto, in alcuni casi stralunati, con dei caratteri molto interessanti che restano allo spettatore? Come sono nati? Sì, abbiamo lavorato insieme a Silvio e a Doriana Leonde, che è una mia collega e collaboratrice storica di Silvio, mentre io, diciamo che ci sono da poco, anzi questo è il primo film che faccio con loro, con Doriana avevo lavorato, con Silvio no. E niente, loro mi hanno chiamato dicendo vogliamo fare una commedia, loro lavorano insieme come dicevo da molti anni, mi hanno detto vogliamo fare una commedia, non abbiamo paura delle cose strane, vogliamo qualcosa di strano. Dopo un po' mi sono sospettato che mi avessero chiamato perché mi ritenevano strano e non mi è ancora passato questo dubbio. E beh, ognuno di noi aveva un po' di idee, io proprio sono arrivato come capita in questo mestiere con dei foglietti, con degli appunti di cose che avevo pensato, tra cui per esempio c'era un ragazzino che avevo conosciuto, che aveva allevato un falchetto, c'aveva lui, l'avevo conosciuto in campagna, adesso nel film c'è un ragazzo che ha allevato una cicogna, che faceva delle domande strane, questo è un personaggio che poi alla fine in una qualche forma è nel film. E io mi ricordo quando l'avevo pensata sta cosa, quando avevo notato quel ragazzo mi ero immaginato un film molto più duro, più europeo, più questo bambino solo, triste, che tutto gli va male, quel padre contadino. Invece poi mettendola in mezzo lì è diventato un personaggio della commedia, e questo è anche bello vedere come un regista riesce a fare sue le cose, soprattutto un regista bravo e affermato, insomma un regista pratico come Silvio è bravissimo. E poi quel personaggio che fa Giuseppe Battiston viene un po' da un parente di Doriana, un cugino, perché lei è mezza bulgara, un cugino che c'è in Bulgaria, un tipo molto eccentrico che va spesso che ha questa abitudine di interrompere la gente per strada per dire la propria opinione, e questo ci sembrava potesse portare un po' di comicità e anche verità, sì, al contempo, insomma. Perché sì, insomma, come forse spero si vede dal film, cercavamo di far film divertente, ma anche che cercasse di parlare dei tempi che viviamo senza essere stupido, diciamo così, non essendolo il meno possibile. E l'idraulico invece più o meno ce lo siamo inventati, dopo aver pensato che era un idraulico abbiamo chiamato un idraulico, ma questo succede spesso, che conosceva Silvio, perché Silvio aveva avuto dei problemi con dei tubi in casa sua, quindi aveva avuto sto ragazzo in casa per molto tempo, allora l'abbiamo invitato a pranzo un paio di volte, ci siamo fatti raccontare la sua vita, più sul piano pratico però, cioè più su come lavori, dove vai, che non come tipo di psiche, diciamo, di persone di psicologia. E poi bambino te l'ho detto, il cinese non lo so da dove sia venuto. Beh, ma poi le idee fluiscono. Cosa ti piace di questo genere, della commedia? E invece tu, quando scrivi, con quali altri generi ti piace confrontarti? Insomma, io ho lavorato molto con Carlo Mazzacurati, ho lavorato con Andrea Segre, Io sono lì, un film abbastanza che c'ha qualche scena comica tutto sommato, però diciamo che è più un che film, tra l'altro è anche alla Biennale Italia-Cina, ci sarà a breve il 13 in programmazione, che è a Monza la Biennale. Quelli diciamo sono quelli, per esempio Io sono lì è più un film serio, dove mentre si racconta una storia seria qua e là ci sono delle scene che fanno ridere. Questo è più un film concepito per far ridere, forse. Io mi trovo bene, insomma, diciamo che io ho avuto un'educazione, una formazione più legata al cinema d'autore, poi in realtà come persona mi piace anche scherzare, quindi prima o
o poi sarebbe stato inevitabile. E questo tipo di film qui sono una specie di incontro tra queste due cose, nel senso che sì, sono commedie, non è che sono proprio... cioè sono fatte con cose che fanno ridere a noi anziché con cose che si ritiene facciano ridere a un pubblico X. Grazie. Ecco.